Buongiorno a tutti, anche oggi ci vediamo per un nuovo video. Andiamo a controllare qui se è nata qualche tartaruga. Allora, qui era rimasto un uovo che si doveva schiudere, era già rotto un pochettino, ma si doveva... Ah, ecco qua, allora, qui l'uovo è completamente rotto. Allora, vediamo un po' se la tartaruga è ancora qua o se invece è uscita, perché se è uscita bisogna andare a cercarla. Direi di no, direi che qui non c'è più niente. Qui non c'è più niente e allora bisogna andare a cercarla. Dove sarà? Dove sarà? Dove sarà? Ecco che lì c'è qualcosa. Eccola qui. È proprio appena uscita. Ancora un po' di guscio, un po' di uovo sul guscio e un po' di pietroline attaccate. Sono attaccate, sono incollate, poi devo pulirla. Oh, che bella tartarughina! Ma sei uno spettacolo! Sei un vero e proprio spettacolo! Controlliamo un po' com'è il suo guscio. Direi che, a parte questo pezzettino di uovo che gli è rimasto attaccato, è semplicemente perfetta e bellissima come tutte le altre. Vediamo sotto com'è. Allora, diciamo che non è proprio perfettamente cicatrizzata, però è una tartarughina che comunque sta benissimo. Andiamo un po' a vedere le sue prime passeggiate. Poi qui dovrò fare una bella perlustrazione del recinto, perché se ce l'hai fuori, chissà se ce ne sono anche delle altre. E vi assicuro che vederle non è per niente facile, perché hanno una capacità di mimetizzarsi che è eccezionale. Allora, non hai voglia di fare una passeggiata? Ecco che qui stanno arrivando i giganti dinosauri, eh? Avete proprio una sensibilità da rettili, eh? Oh, vuoi morsicare il dito? Oh, non ho il dito buono. E
E certo che in mezzo a tutti questi dinosauri bisogna metterti da parte, eh? Le tartarughe piccole bisogna metterle da parte in un recinto più piccolo, oppure anche in una cassettina se avete piacere di guardarvele tutti i giorni, ma certamente che non possono stare in un recinto grande, uno perché si perdono e due perché potrebbero in qualche modo essere feriti dalle tartarughe grandi, che come vedete sono un po' come dei dinosauri a loro confronto e non hanno tanta delicatezza, anzi direi proprio niente. Qui c'è una tartaruga che mi vuole mangiare il dito. Oh. Vuoi dare un morso? No. Bisogna spostarla perché altrimenti ci sono troppi dinosauri. Va bene, cari amici, anche per oggi vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci rivediamo domani, stessa ora, stesso canale, per una nuova puntata di Tartarughe Armanni.